Allora, facciamo un esperimento. Immaginiamo di poter prendere una cellula umana, estrarne tutto il DNA e srotolarlo come se fosse una matassa di filo. Proviamo. Ecco qua. Quello che avrei in mano, se questo esperimento fosse possibile, sarebbero esattamente 2 metri di DNA. Ora, che cos'è il DNA? Il DNA è il nostro codice della vita. È una molecola che contiene tutte le informazioni per produrre le proteine, che sarebbero le unità base della cellula. Ora torniamo al nostro filo di DNA e ci chiediamo: tutto questo DNA può produrre proteine? Tutto questo DNA è codificante? La risposta è no. Soltanto il 2%, cioè questi 4 centimetri che vedete qui in rosso, del nostro DNA, sono in grado di produrre proteine. Contengono quindi geni che codificano per proteine. E il restante metro e 96 centimetri di DNA, che cosa fa? Ora, se avesse fatto questa domanda a uno scienziato degli anni 60, vi avrebbe risposto: assolutamente niente, è inutile, è DNA spazzatura. Ora, siamo sicuri che sia veramente così? Siamo in grado, dopo 50 anni, di smentire questa infamante definizione e di dire che la stragrande maggioranza del nostro DNA non è spazzatura? Sì e no. Abbiamo fatto dei progressi nel campo, sappiamo definire delle zone di questo DNA, ma non per tutte abbiamo una spiegazione. Ora, qualche esempio. Ad esempio, sappiamo che il 25% di questo DNA è composto da introni. Che cos'è un introne? È una parte di DNA che si trova all'interno della regione genica e che viene però esclusa, eliminata, quando si produce la proteina. A cosa servono gli introni? Non lo sappiamo ancora, ma qualcuno specula che potrebbero proteggere il DNA codificante dalle mutazioni casuali. Un altro esempio che possiamo portare è quello delle regioni strutturali, dette telomeri e centromeri. Infatti il nostro DNA all'interno della cellula non si trova sotto forma di filamento, ma è strettamente condensato in strutture dette cromosomi, di cui i telomeri sono le estremità e i centromeri è la parte centrale. Ora, potrei andare avanti e raccontarvi altre cose sul DNA non codificante, ma quello che abbiamo imparato chiaramente da questa storia è che non bisognerebbe mai definire come inutile o spazzatura qualcosa di cui noi non sappiamo spiegare la funzione, specialmente se questa cosa ha impiegato più di 2 miliardi di anni per evolversi.